Ciao, ecco il video sul mio beauty da spiaggia. Finalmente ve ne ho parlato tanto, vi ho tartassato di post durante la mia vacanza e quindi finalmente sono qui per parlarvi di tutti i prodotti che ci sono all'interno. Come vedete, questo beauty di questo colore sparaflesciato è della bioprofumeria Tignama. Infatti me l'ha regalato Roberta quando sono andata ad acquistare qualcosina qualche mese fa. Ciao Roberta, grazie ancora, è stato utilissimo. Adoro questo tipo di beauty molto capienti ma allo stesso tempo piccolini e semi-trasparenti perché percepisci più o meno quello che c'è, quindi è facile trovare le cose, però allo stesso tempo la gente non vede tutti i fatti tuoi, quindi è una cosa che a me piace tantissimo. Allora, faccio uscire tutti quanti i prodotti perché sennò poi sicuramente dimentico qualcosa. Ecco qui. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlarvi è il primo prodotto del primo post che ho postato appunto su Instagram, cioè questo stick solare protezione 50 più dell'erbolario. Allora, questo è alla cera di riso e alla macadamia, resistente all'acqua. Mi dispiace che il sole sia andato via, però oggi è l'unico giorno che io ho a disposizione per poter fare video, quindi devo approfittare di questa poca luce che è rimasta. Come vedete, sto rubando ormai lo studio a Luigi sempre perché vedo che è abbastanza comodo fare video qua, sia per la luce in generale, sia perché è abbastanza riservata come stanza, non ci sono i gatti che fanno troppa confusione e riesco a concentrarmi anche meglio. Allora, questo è scritto che è per il viso e le zone sensibili del corpo. Io l'ho utilizzata appunto sia sul viso sia sulle cicatrici che ho sparse un po' per tutto il mio corpo, sia sui tatuaggi per dare una protezione in più anche se sono comunque vecchi, però mi è venuta questa voglia quest'anno di proteggerli un po' di più e quindi l'ho utilizzato. È molto comoda la confezione, vedete il packaging, tra l'altro l'ho usato tanto, però nonostante l'abbia usato tanto è sceso giù pochino, quindi lo porterò di nuovo con me questi giorni quando ripartirò per il mare. Allora, il profumo è molto delicato, molto buono, mi è piaciuto e quindi ve lo consiglio. La cosa che mi è piaciuta di più di questo stick labbra è che a differenza degli altri che ho utilizzato in passato, non ha quella pastosità e quella scia bianca che veramente non si assorbe più. Quindi si stende facilmente, ha un buon profumo, è abbastanza leggera come texture, non è così, come posso dire, bianca, così spessa. E se voi aiutate l'assorbimento con un leggero massaggino, va via subito. Come vedete, guardate, cioè non si nota neanche. Ha una texture molto leggera, molto liscia, che si assorbe facilmente e non lascia colorazione, però allo stesso tempo protegge e mi è piaciuta molto. Un'altra protezione che mi è piaciuta molto, e qui passo al secondo prodotto, è questa della BioEarth. Io ho usato due campioncini che avevo da un po' di tempo. Il secondo forse si era un po' rovinato perché non lo so, aveva una consistenza un po' granulosa. Comunque, è dipeso da me perché comunque ce l'avevo da tanto tempo. È una crema ottima, mi piace tantissimo, anche questa è 50 più. L'ho usata solo sul viso e l'ho utilizzata per una settimana quasi, cioè gli ultimi 3-4 giorni poi sono scesa la protezione 30, però io ho utilizzato prevalentemente questa abbinata a questa e devo dire che comunque mi sono abbronzata lo stesso, pur non essendo stata al sole le ore come una lucertola. Come vi ho già detto, io non amo stare al sole tantissimo tempo, pur amando il sole, e quindi devo dire che è una crema che mi è piaciuta tanto. Anche questa si stende facilmente, non lascia la scia bianca e non ha un odore poi così disgustoso come invece altre creme di cui poi vi parlerò più in là. Terzo prodotto è questo stick labbra della Lavera.
L'ho acquistato tantissimo tempo fa in un ordine Eccoverde, però siccome avevo molti burri labbra da smaltire nel frattempo, l'ho lasciato un po' lì nel dimenticatoio e l'ho portato con me in vacanza. Non ne ho usato tantissimo, come potete vedere, non l'ho consumato poi così tanto, però perché l'ho alternato a due burri labbra, a questo dei Provenzali di cui ho pa già parlato nella mia skincare routine Holiday Edition. È un altro stick lab che portavo sempre con me, quello della Barsi Bees al pompelmo. Poi ho utilizzato spesso anche quello colorato, però vabbè, fa parte più del make-up, quindi non ve lo sto a descrivere più di tanto. Comunque, in spiaggia utilizzavo prevalentemente questi due. I primi giorni ho portato con me sempre questo. Avevo detto che questa era una stanza riservata dove non entravano i gatti. Siccome è molto caldo, ho la finestra aperta ed è entrata Yuki, questa matta. Ho utilizzato prevalentemente questo. È molto molto liscio, ha una stesura leggera, una profumazione quasi inesistente e a me è piaciuto abbastanza. Non idratava e nutriva le labbra in modo poi così ricco, però insomma costa poco, è comunque un prodotto con ingredienti naturali e secondo me insomma, lo promuoviamo. Non so se lo riacquisterei, sono un po' indecisa. È possibile, sì, devo decidere. Per ora non lo so, anche perché ho ancora altri burri da smaltire. Poi il quarto prodotto è un prodotto che mi è piaciuto da morire. Quando ve l'ho mostrato in foto era quasi pieno, ora è quasi vuoto. Ma non perché sono pessimista, ma perché è veramente vuoto. Eccolo qua. Io questo l'ho utilizzato prevalentemente in spiaggia, anzi, solo in spiaggia. Perché a casa ho usato altri bagnoschiuma, altri saponi, che vi ho mostrato già nel video della Body Care Routine Holiday Edition. Questo è un Dr. Bronner's Magic Soap agli agrumi. Mi è piaciuto tantissimo. Io voglio assolutamente riacquistare la confezione grande. Questo me l'aveva consigliato come profumazione Elena, ciao Elena, Makeup Spice. E devo dire che è stato un consiglio veramente da me apprezzatissimo perché ha un profumo di agrumi, ma prevalentemente di arancia, leggermente speziata e il profumo è quasi anche d'incenso. Non lo so, è un profumo veramente strano. Di solito io non amo le profumazioni di arancia nei cosmetici. L'arancia proprio in generale non mi piace molto come profumazione, già più limone, lime, questi odori sì, però l'arancia vera e propria non tantissimo, ma questa combinazione di odori, questa arancia quasi appunto mescolata con il profumo di incenso, non so spiegarvi, da qui si sente di meno, quando poi lo applicate sul corpo sprigiona un profumo buonissimo e l'ho utilizzato in spiaggia perché appunto essendo un prodotto che è biodegradabile al 100%, che non inquina, che comunque è composto da ingredienti interamente naturali, ho preferito portarlo in spiaggia per non contribuire all'inquinamento e comunque per togliermi la salsedine. È buonissimo, l'ho utilizzato sia io sia Luigi, ci è piaciuto tanto, come vedete l'abbiamo terminato. E, niente, questo è un prodotto che sicuramente riacquisterò, però in formato grande, perché mi è piaciuto tanto. Poi, allora, sto vedendo qui su Instagram i vari prodotti che vi ho mostrato per dirveli in sequenza, con il giusto ordine. Siamo arrivati a questa crema sublime, che è una crema di cui ho già parlato un pochino nel video scorso, quello sulla Skincare Routine Holiday Edition, e di cui appunto vi ho elencato alcune caratteristiche, che è quella di essere abbastanza leggera, abbastanza soffice, non eccessivamente idratante, cioè pur avendo una pelle mista, l'ho trovata comunque non sufficiente, forse perché l'ho utilizzata prevalentemente al mare. Però devo dire la verità, anche il giorno in cui l'ho utilizzata qui in città da me, sentivo che cioè, insomma, avevo bisogno di una ulteriore applicazione o comunque di abbinarla a qualche altra cosa. Ora, questa dovrebbe avere anche un leggero fattore di protezione per i filtri UVA UVB, c'è burro di karité, olio di semi di Limnanthes, che non so cos'è, estratto di calendula, olio di jojoba e vitamina E.
è priva di siliconi, petrolati, parabeni, insomma, sappiamo che la neve non è al 100% ecobio, però comunque cerca di utilizzare ingredienti naturali. La profumazione mi è piaciuta molto, anche questa mi ricorda molto il mare perché appunto la utilizzavo in spiaggia, soprattutto dopo il bagno nel mare, quindi dopo la doccia, mi piaceva tantissimo. Quindi, insomma, usata lì per lì sulla spiaggia. Mi sono resa conto che non idratava al 100%, comunque idrata, sì, è leggera per la città in estate, va bene, però per il mare ho avuto la necessità di utilizzare un altro prodotto che non vi ho mostrato perché l'ho utilizzato solo gli ultimi giorni e poi l'ho portato qui con me. È questa crema Sensitive della Bioerte, questa è la linea per pelli sensibili. Per pelli reattive e con tendenza allergica. Non ho una pelle reattiva in questo momento della mia vita, però è stata veramente un ottimo prodotto per me per riequilibrare in qualche modo la pelle del viso che al ritorno dal mare, insomma, l'ho sentita abbastanza stressata, perché, ripeto, appunto, stando molto in acqua e con il sole, il mare e la sabbia, mi rendo conto che purtroppo la pelle del mio viso ne risente, pur utilizzando protezioni molto alte, pur non essendo, una lucertola che sta al sole per tantissimo tempo, però mi sono resa conto appunto che queste creme idratanti che ho utilizzato, lì in vacanza, poi non erano sufficienti a ristabilire un po' l'equilibrio epidermico di quel periodo. Quindi gli ultimi giorni, sia al mare sia qui a casa, ho utilizzato questo campioncino della Bioerte, ne ho un altro che porterò sicuramente con me in vacanza. È una crema molto ricca, veramente tosta. Quando voi la mettete, sembra quasi che non riuscite a spalmarla, sembra quasi la classica crema, quella all'ossido di zinco. Invece in realtà se la lavate un po', la scaldate, la massaggiate, la spalmate sul viso, poi si assorbe in maniera veloce e diventa molto molto malleabile, molto confortevole. Ha inizialmente un effetto un po' lucido che però poi pian piano scompare, la pelle se l'assorbe e in qualche modo la sentite rigenerata. Quindi è una crema che io vi consiglio soprattutto se avete le pelli reattive, sensibili, secche o il periodo del mare. Faccio vedere, ce n'è rimasta veramente pochissimissimissima. Vedete, è molto molto, cioè non si assorbe dopo 2 secondi. Però pian piano pian piano pian piano, se voi la lavorate, la stendete, è buona. Poi la profumazione è quasi inesistente, quindi ottima. Poi un altro prodotto che ho utilizzato, che non è un vero e proprio prodotto, ma è un pettine che mi accompagna ormai da anni. Io lo uso prevalentemente al mare, però perché non sono solita pettinarmi i capelli quando me li lavo, passo le mani direttamente tra le chiome ed è sufficiente così. Invece al mare sento la necessità di utilizzare questo pettine, che è veramente molto vecchio, me l'ha regalato mamma un po' di anni fa. Questo è della Boreal, che non so, è una marca, io penso di averla vista anche ad acquestapone, però lei mi aveva regalato un cofanetto con varie spugne, guanto di crine, insomma queste cose qua, e questo pettinino, che tra l'altro è rimasto giovane nel tempo, non si è rovinato poi così tanto perché io comunque ci tengo molto, lo risciacquo sempre e cerco anche di utilizzare il balsamo per ridonare un po' di idratazione e di nutrimento anche al legno e mi piace tantissimo. Quindi questo l'ho usato sempre in spiaggia e mi ha aiutato a districare i capelli che comunque con il mare tendevano a diventare stoppacciosi. L'ultimo prodotto, ma non per importanza, anzi un prodotto che mi piace tantissimo, che non uso soltanto al mare e non uso soltanto nel beauty da spiaggia, ma lo porto spesso con me in giro, soprattutto in estate, è questo piccolo flaconcino, questo sample all'interno del quale ho messo il mio amato deodorante alla salvia. Questo della Veleda che ho dimenticato di mostrarvi nel video della body care routine, però sono felice di mostrarvelo in questo video perché comunque in qualche modo ha a che fare con il mio beauty da spiaggia. Io di solito lo metto in questo flaconcino, in realtà c'è anche il tappo, non so dove andrò a finire, sicuramente sarà ancora in borsa da qualche parte. E
Niente, è comodo perché è piccino, è pratico, non si scalda, non si rovina e se volete appunto rinfrescarvi un po', comunque se volete utilizzarlo dopo la doccia, non dovete portare un flacone di vetro da 100 ml che innanzitutto può rompersi e poi è scomodo e pesante. Sta diventando sempre più buio, non so se vedrete ancora il mio viso, quindi io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui. E niente, questo è il mio video del mio beauty da spiaggia. Se conoscete questi prodotti, fatemi sapere. Se avete altri prodotti da consigliarmi, visto che devo ripartire per il mare, fatemi sapere nei commenti. Io vi saluto con affetto, vi mando un grande bacio. Ciao, a presto.